Ciao e bentornati a questo nuovo vlog. Oggi volevo presentarvi questo maglioncino con la zip dell'azienda Quechqua Zip, che scorre abbastanza bene, ha le due tasche sempre con le zip, questo è molto elastico. Ora questo qui come è una XL, no? Allora, è un po' più larga perché a me piacciono un po' più larghi, anche perché se magari sotto mi posso mettere qualche altra cosa, no? O quando c'ho magari lo smanicato mi fermo e mi devo un attimo coprire, posso prendere questo. Ora spero che la luce vada bene, perché essendo che sono un po' sudato mi devo mettere un attimo al sole. Ma la cosa bella di questa felpa, ora vediamo se va in macro, se... Ok, qui si vede benissimo. E questa tessitura, questo ora in tedesco si chiama rip, no? Che trattiene il caldo ancora di più. Per cui oggi sono partito che erano meno 4 gradi. Io sotto ho solo la maglietta in lana merinos manica corta. E questo tiene davvero molto caldo, ma non è come quei tessuti tecnici che trattiene il caldo, solo il caldo corporeo. Questo proprio fa caldo anche lei stesso. Poi la cosa bella è che ha questi elastici, no, che stanno bene al polso. La stessa cosa, ora mi devo un attimo allontanare, spero che si vede. No, aspetta, allora, abbasso, facciamo prima così. La stessa cosa vale poi dopo alla parte sotto. Allora, davvero molto comodo. E adesso in queste uscite, ora è da un mesetto più o meno che sto utilizzando questi nuovi abbigliamenti, di cui anche faccio vedere il pantalone con le tasche anche laterali, ma questo dopo ve lo presento in un video extra, perché poi dopo altrimenti mi raffreddo molto. Allora, in inverno ovviamente molto importante trattenere il caldo mentre ci si ferma o mentre ci si cammina, di non aver freddo, ovviamente non sudare troppo, però no, un equilibrio abbastanza buono, perché trattenere il caldo corporeo in inverno è molto importante. Ora ovviamente questi abbigliamenti io li uso in media montagna, per cui tutti gli abbigliamenti che io vi presento sono abbigliamenti da me, allora, che utilizzo io in media montagna. Allora, questa è dell'azienda, c'era anche scritto da qualche parte qui, barba ormai troppo lunga, della Quechqua, allora, dell'azienda Decathlon. E vi devo dire, questo è uno delle felpe o pile, come li vogliamo chiamare, che credo che sia stato uno dei migliori acquisti, perché ne avevo anche quello blu che ho usato fino all'inverno scorso, che piaceva anche molto quello. Però la differenza tra i due, allora, il caldo era anche l'altro, soltanto che questo è molto, ma è davvero sottilissimo, no? È davvero molto sottile, molto leggero, e quello poi dopo fa la differenza, poi dopo magari nel scegliere l'abbigliamento. Ora, anche addosso l'altro era sì, questo è molto, anche molto più elastico, no? come materiale, no? E l'altro era ovviamente non elastico, pile, e sì, allora, la comodità nel camminare con questo a mio parere è molto più elevato che con l'altro. Vediamo un attimo se mi riesco a mettere un attimo una parte dove mi... ok, eccovi, no? È molto meglio a mio parere. Allora, questo davvero è stato un buon acquisto, per cui a chi serve per quest'inverno un pile, un maglione con la zip, questo da Quechqua va molto bene. Ora non ricordo neanche il prezzo, però ovviamente come sappiamo l'abbigliamento Decathlon non è, dai, è abbordabile, non ha dei prezzi, diciamo, esagerati, come magari andare a prendersi un pile di un'azienda, diciamo, più conosciuta o di marca elevata. Allora, questo è davvero ottimo, questo lo posso davvero consigliare. Poi dopo avrete ancora un video del pantalone e del piumino
che ho preso anche per quest'inverno. Bene, io adesso dovete scusare che è un video un po' corto perché non posso fermare, perché è proprio la cosa meno indicata, fermarsi e non coprirsi allora col giubbino, perché adesso ho camminato così e vorrei evitare di raffreddarmi. Io ti ringrazio, spero che questo video sia stato un po' utile e Pile, ottimo. Top, do 10 stelle, davvero un pile molto caldo, molto elastico, molto leggero, molto sottile. Ha gli elastici ai lati, l'elastico sotto, due belle tasche con la zip, così potete riporre qualcosa, anche le chiavi della macchina o qualsiasi cosa, e li chiudete e sapete che non li perdete. Io, come detto, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata col sole, anche se siamo in pieno inverno, però le temperature sono un po' bassine, però al sole si sta bene. Grazie, io continuo, a voi buona camminata e tanta felicità in natura, il vostro Gigi. Ciao!